What's up skater, sono Vincent e vi do il benvenuto in questo nuovo video che in realtà è molto vecchio. Sì, l'ho registrato circa due mesi fa perché era il 2 di aprile e oggi è il 2 di giugno, giusto? Sì, quindi però sono iniziati gli esoneri dell'università, adesso sto iniziando gli esami, però ne approfitto perché ho qualche giorno libero, ho finito di montarlo, faccio l'intro e poi l'outro e niente, buona visione. What's up skaters, ormai tutti i vlog iniziano in macchina. Benvenuto in questo nuovo video, se sei nuovo benvenuto nel canale, se ti va iscriviti. Oggi andiamo a skateare, provo ad andare a vedere il park, ma credo sia chiuso per questioni Covid. Una rottura, perché poi non capisco, vabbè, questo sono le opinioni personali. È chiuso lo skatepark, andiamo ad uno spottino e vediamo cosa riusciamo a fare. Il nostro schifo park è chiuso. Siamo arrivati allo spot. Ho portato anche il vecchio setup perché qua fa schifo skateare e se cadi sbagli lo distruggi. Proviamo. È fighissimo. Ci sono due muretti con un gheppino. Vediamo di far qualcosa. Quello è il mio calzino. Ho dimenticato la colla a caldo. Le scarpe resteranno così. Non pensavo fosse così difficile, né tantomeno così stancante. Sarà anche per il caldo, perché oggi fanno 2 gradi, 20, 23, 24, non so, 22, 20 gradi. Non ero pronto, cioè ieri faceva freddo. Ieri faceva caldissimo. Però mi sono distrutto, ma provando Switch Hill. Mi è arrivata la tavola sulla mano per un attimo. Mi sono arrivati i flashback del Vietnam, tipo post traumatic stress disorder, quando la tavola in front bar shove it out mi ha preso il dente. Il problema di sto spot e di sto ledge è che è bombato e poi ha 1, 2, 3 crack da passare e si bloccano. Questo è il motivo per cui non ho usato l'altro setup. E mi stava girando più o meno, cioè col tempo l'avrei fatto girare molto meglio, ma no, non so per quale motivo il Vince del passato ha detto: sai che c'è? Provo 50-50 frontside out, perché boh, sì, no. Chiudendolo pure male, ma soprattutto facendomi male, vabbè. Dopo questo video probabilmente finiranno i video perché ho perso il cameraman. Oggi la battaglia tra Ledge e Vincent l'ha vinta probabilmente Ledge.
perché non pensavo di metterci così tanto e chiudere un cazzo di 180 out. Un'agonia, veramente un'agonia. Probabilmente avrei fatto meno fatica a chiudere l'hip slide, perché l'ho attaccato, ce l'avevo, però ho detto no, io voglio chiudere frontside out, assolutamente, e non so perché mi sono impuntato, ma sono fatto così. Ma ritorneremo, lo riproveremo, lo richiuderemo meglio, forse. Tra l'altro la vecchia tavola si è comportata ancora strabene. Tavola ha un anno. Sono morto, siamo tipo qua dalle 3, sono le 6:30. The next day. Non ho la più pallida idea di cosa ci sia dentro questo pacco, ma proprio zero. Praticamente abbiamo deciso con Downtown che facciamo un format molto molto figo, che ogni tot, tipo una volta al mese, mi manda un pacco e io non ho più pallida idea di cosa ci sia dentro, e quindi lo devo unboxare e dire wow, questa roba è fighissima, perché ci sarà roba sicuramente fighissima, spero, ma credo proprio di sì. Sono curioso. Potevo portarmelo tipo un taglierino o qualcosa. Grazie Downtown per avermi spedito della carta. Lorenzo, sei uno storico, che io mi aspettavo di vedere tutte cose, invece devo scartare di nuovo e sono curioso e mi sta salendo l'hype. C'è una busta dentro la scatola. Insomma, che dire, signori? Ma queste calzine Santa Cruz quanto spaccano? Poi ci sta. Ah, magliettina Independent, senza che mi voli la scatola. Io sono molto contento perché adoro i vestiti. Cioè, ho proprio una malattia. Ma questa è fighissima, della Primitive. Felpina, ma questa me la ficco subito addosso. Com'è? Fighissima, oh, grazie mille Lore, grazie Downtown. Raga, vi ricordo, prima di unboxare l'ultima felpina, che ho già visto che c'è una felpina fighissima, per qualsiasi tipo di acquisto su abbigliamento, vestiti da skate, robe da skate, quindi tavole, track, ruote, ho la collaborazione appunto con Downtown, che è lo skate shop che ormai da qualche mese mi sponsorizza, con il quale collaboro, e acquistando da lì non solo aiutate la scena italiana, perché comunque è uno skate shop italiano, non solo mi supportate perché mi date una mano, ma vi beccate il 10% di sconto su tutto il catalogo. Quindi questa felpa, questa maglietta, queste calze ve le portate a casa con il 10% in meno, che non è male, senza contare la roba da skate che costa tantissimo. Quindi link in descrizione, codice pushing10. Carina anche questa, è mega carina. Mi ha già mandato qualcosa di Anthem Downtown, è fighissima la roba di Anthem Downtown, grazie mille. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Spero che vi sia piaciuto, è un video molto semplice, così giusto per divertirvi e per farvi assistere alle mie sclerate quando provo dei trick che so fare ma non mi escono, è molto frustrante. E poi spero che vi sia piaciuto l'unboxing, che è figo. Tra l'altro, aspettate qui, fermi. Ho degli altri pacchi da unboxare. Sempre Ghetto Blaster da questa parte. Ghetto Blaster, che l'ho sbagliato un sacco di volte nello scorso video, e invece Downtown dall'altra, in uno dei prossimi video. Keep pushing guys.